nonostante ormai la sua carriera fosse lanciatissima, ormai era l'attore più popolare d'Italia, nel 1956 ha voluto ritornare al teatro. Totò, che tornava a teatro, era diventato un richiamo irresistibile per il pubblico. Rivedere Totò in carne e ossa, dopo averlo visto sul grande schermo, era un'emozione grandissima. In questo momento sto vedendo proprio questa scena di Totò, vestito col solito vestito di nero, faceva ridere, ecco, diceva tali di quelle battute che si rideva a mai finire. Su questo palcoscenico Totò ha concluso la sua carriera teatrale. Era la sera del 5 maggio 1957. Con l'ultima recita di quella domenica si chiude per sempre il sipario sul teatro di Totò. Al Politeama di Palermo mi disse: non ci vedo, è buio pesto. È veramente una tragedia, francamente, però certo, era rassegnato, ma ci si rassegna per forza. Che fai? Il fatto che fosse cieco non si notava. Chiaramente lo si notava perché fumava, e chiaramente lui quando accendeva la sigaretta si avvicinava proprio con le dita e accendeva la sigaretta. È un Totò umano, fragile, però è un Totò che ha sopportato tutto con una dignità enorme, e la dignità è proprio forse il tratto dominante della sua vita. Quanto al teatro, è stato sempre un padrone esigente al quale ho dovuto sempre ubbidire tralasciando ogni minimo interesse, ma sei chiaro, l'ho fatto sempre senza fatica, come un ministro di culto si dedica interamente al suo Dio. E il teatro ti inebria, ti eccita, vedere ridere il pubblico fino alle lacrime, per poi dirti che ce l'hai fatta.